Capita spesso di voler inserire all'interno di una presentazione un video. Facilissimo, sappiamo come si fa. Inserisci video e vado a scegliere il video che mi interessa. Quello che forse non sapete però è che si può introdurre anche solo uno spezzone di video, perché magari solo quella parte interessa per la nostra lezione. Inserisci video. Andiamo a scegliere il video che ci interessa. Io per far prima adesso prendo uno dei miei, seleziono e il video mi viene inserito. Intanto sappiamo che posso trattarlo come si tratta un'immagine, quindi posso ingrandirlo, rimpicciolirlo, lo posso spostare a seconda di quello che mi serve. Normalmente già in automatico si aprono le opzioni formato quando evidenziamo il video se non dovessero comparire qui non c'è problema perché si possono andare a prendere in alto a sinistra cliccando su formato opzioni formato ok cosa devo fare io non faccio altro che scegliere il punto esatto che mi interessa. Allora, facciamo finta che sia questo. Ho scelto il minuto 3:51. Utilizza ora corrente. Vedete che qui è comparso inizio ore 3:51. E poi decido che mi interessa soltanto arrivare fino a qua. Utilizza ora corrente 4:03. Quindi io ho stabilito l'ora di inizio e l'ora di fine. Posso, se voglio, disattivare l'audio. In questo caso lo faccio perché l'audio non mi interessa. Vediamo che cosa succede quando avvio la presentazione. Questa è la mia diapositiva, qui c'è il mio video, io clicco. È partito a 3.51. E si fermerà esattamente dove ho voluto io quindi abbiamo fatto soltanto un pezzettino del video che ci serviva questo per evitare nel bel mezzo della presentazione di dover andare avanti e indietro per cercare il punto giusto ovviamente poi sta a me decidere io potrei avere un'altra parte di video che mi interessa vedere niente di più facile io posso semplicemente dirgli duplica la diapositiva questo lo tolgo perché vedete che sennò rimane in memoria il tempo di prima ricarico il mio video ci si mette veramente pochi secondi lui si apre e io questa volta decido che invece voglio andare a vedere soltanto questa parte quindi utilizza l'ora corrente, mi ha messo 6 ,17 e 17 e mi fermo. Utilizza ora corrente 6.27. Avvio la presentazione, clicco e vedete che parte. E si ferma perché io ho scelto soltanto questo quindi sta a me decidere se unire questi pezzettini di video in diapositive diverse oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella di aprire due finestre video all'interno della stessa diapositiva in questo modo allora, io posso metterne uno di qua e uno di qui e poi stando all'interno della stessa slide, quindi mm, muovendomi ancora meno, decido che qua ovviamente partirò da un'altra parte, eccetera, eccetera. Ormai abbiamo imparato come si fa e farò vedere di volta in volta, accompagnando la mia spiegazione, soltanto... I pezzettini di video che mi servono. Buon lavoro!